Ciao a tutti di The App e di Area Squonk Italia, benvenuti. Sono qui in pausa pranzo, approfitto di questi pochi minuti che ho per parlarvi, dirvi due parole veloci intorno al Dot Squonk di Dot Mod. Qui su The App siamo abituati a parlare, presentare, guardare box piuttosto esclusive, a volte neppure così facili da reperire. Questa volta invece parliamo di una box facilmente reperibile, intercettabile con una certa tranquillità negli shop online e anche in quelli fisici, a un prezzo abbordabile, siamo sui 99 euro, io l'ho pagata così, e senza rinunciare però alla qualità estetica e alla qualità dei materiali. Ecco la confezione in cartone rigido che abbiamo intravisto anche prima. Noi la apriamo e la prima cosa che incrociamo è il certificato di autenticità con il numero seriale e un sacchettino con due o-ring che possono essere applicati alla tazza se uno vuole. E arriviamo alla box. Vediamo in prima battuta l'engraving, immagino al laser, il marchio Dot Mod. Io l'ho scelta nera, esiste anche in altre colorazioni, rossa, dorata e azzurra mi pare. Anche rossa è molto bella. Avete il tasto di attivazione, anche questo richiama il marchio Dot Mod, un po' più complesso, un po' più barocco nel caso del tasto. È esteticamente è di una semplicità e di una misura invidiabili, molto bella. Alluminio è piuttosto pesante, nel senso che si fa sentire il materiale metallico. Apriamo, vediamo se abbiamo sorprese. Una piccola sorpresa è il cosiddetto battery sled, attenzione che qui cade tutto. Ecco, questo è l'adattatore se uno volesse usare la batteria 18650. Senza adattatore la Dot Squonk accoglie batterie 20 e 700. Non ho trovato nelle specifiche se accoglie anche le 21 e 700, quindi immagino di no. Un'altra sorpresa, questa più importante, è la boccetta, che è enorme, una capienza di 12 ml in silicone, anche questa con l'engraving se notate e il tappo in ultim. Ottima boccetta, la uso da 2 settimane e non ha dato segni di perdite o di malfunzionamento. Molto buona. 20 e 700, dicevamo, ne ho casualmente una qui. Il polo positivo in basso, inserimento agevole, tranquillità. Lo sportellino con i suoi 3 magneti, anche questo facile. E non noto giochi di sorta. Ecco, in realtà anche lo sportellino posteriore, grazie a questo invito, è removibile. L'utilità, almeno leggendo sul sito del produttore, è quella di poter customizzare, cioè cambiare gli sportelli e rendere più personale la box. Per ora però non ne ho visti di, o meglio, se comprate 2 box potete mischiarle non so se sia il nostro caso. Le dimensioni, ecco, non ho con me un calibro né un righello, però ho qui una billet, tanto per darvi un'idea.
ecco, mi allontano un po', ok, è un po' più piccola di una Billet. È anche vero che siamo abituati a box minute negli ultimi tempi, questa accogliendo una 20700 e soprattutto una boccetta da 12 ml, beh, insomma, le dimensioni, dai, ci stanno. Ultimi due particolari tecnici, diciamo, il tasto, c'è una molla, se notate, che ne governa la corsa, e il pin, che è dichiarato ottone placcato oro 24 carati. Se voi entrate sul sito di DotMod è scaricabile anche un documento che vi spiega come smontare il pin per una corretta pulizia e manutenzione. Sotto questo sole accecante proviamo a tirare le somme. Voto 8, a me è piaciuta. Cercavo una box non particolarmente costosa che accogliesse le 20700 e ho scelto questa. Siamo a 99 euro, quindi è un costo abbordabile. I materiali sono molto buoni, la resa è una meccanica, insomma, quindi è inutile che stiamo lì a parlare di spinta o non spinta. Funziona bene. La corsa del tasto mi è piaciuta, non è morbidissimo, ma è anche vero che, non esistendo un blocca tasto, il fatto che non sia così morbido, appunto, ci evita di incorrere in particolari sorprese non piacevoli, tipo l'autofire in tasca o in borsa. Dico, io ho montato il mio Supersonic, resistenza intorno agli 0,50, funziona bene, boccetta da 12 ml, vai avanti una giornata e più, non ci sono particolari controindicazioni, io onestamente la consiglio a chi cerca questo tipo di soluzione. Bene, siamo arrivati alla conclusione, torno al lavoro, la pausa pranzo è finita. Un abbraccio a tutti voi di The App e Area Squonk Italia da Mario Pigozzo Favero. A presto!